invito, se è possibile, a cambiare il microfono perché è rotto, se ne sceglie. Allora, innanzitutto volevo esprimere con chiarezza che capisco che il termine dell'approvazione dell'assestamento è fissato al 30 settembre, ma è concepibile che un atto così importante non sia passato in commissione bilancio, o quantomeno sia stato notificato in termini talmente ridotti che non ha permesso al Presidente di convocare un'apposita commissione per l'esame dell'atto di bilancio. E credo che questo sia una forte responsabilità da parte della maggioranza, del dirigente e dell'assessore, anche perché continuamente si inviano in commissione atti fondamentali e francamente non riesco a capire come mai un atto così importante per l'amministrazione non sia passato in commissione. Detto questo, io ho letto con molta attenzione il parere, insomma, la dichiarazione, la nota fatta dal Collegio dei Revisori Fondi, che, come dire, a distanza di 3-4 mesi, sia dall'approvazione del previsionale, ma anche in sede di diritto del bilancio, hanno riportato pari pari le considerazioni che il sottoscritto e il Partito Democratico aveva fatto in maniera chiara, forte, in Consiglio Comunale. Chiedo la cortesia al Consiglio Comunale di prestare attenzione all'intervento del consigliere Baffa. Allora, devo dire in maniera molto messa, questo collegio dei revisori, sia nel parere di sede previsionale, sia poi in sede sia di equilibrio di assestamento, ha detto chiaramente le cose come stanno. E anche per l'assestamento di bilancio pone l'attenzione su due questioni che il Partito Democratico ha sollevato in Consiglio Comunale: la gestione dei residui attivi e il problema del trasferimento. Consigliere Baffa, mi scusi se neanche pronto, ma qui c'è una nota del numero 44225 del 2411 che ha oggetto la proposta numero 137, cioè l'assestamento di bilancio, si rimette all'attenzione del Presidente della stessa Commissione, e cioè il consigliere Luca Zaccarello, la proposta non è più in grado, quindi è bastata la comunicazione. Sì, allora, il 24 ottobre del 2010, come ho detto precedentemente, forse lei non ha prestato attenzione, probabilmente l'atto è stato trasmesso al Presidente della Commissione Bilancio, però credo che in 5 giorni era impossibile per il Presidente convocare la Commissione e porre all'attenzione della risoluzione della stessa un atto così fondamentale che secondo me aveva, come dire, occorreva una discussione di due o più sedute, anche perché poi la Commissione Bilancio si stava occupando di temi fondamentali, aveva programmato per questi giorni altre convocazioni di sedute e quindi ritengo condivisibile la scelta fatta dal Presidente della Commissione Bilancio e mi sembra francamente opportuno che la difesa del Presidente della Commissione Bilancio la deve fare come si deve contare dell'opposizione. Dicevo quindi che mi si è dimessa la fortuna la scelta del Presidente degli altri. Mi è sembrata condivisibile la scelta del Presidente di inviare tutto al Consiglio Comunale, visto la ristrettezza dei tempi. Se poi lei legge la nota e indica il Presidente come responsabile principale e quindi quello che non ha provveduto a convocare la Commissione ad hoc, io rendo il suo lavoro condivisibile, ripeto, è strano che il consigliere dell'opposizione deve fare la difesa del Presidente della Commissione di Bilancio, ma con questa amministrazione siamo abituati a questo e all'altro. Dicevo, sulla nota fatta dal Collegio dei Revisori, persistono due criticità che il Partito Democratico ha sottolineato già da tempo.
e che effettivamente evidenziano la difficoltà economica finanziaria del Comune. Mi riferisco alla gestione dei superfici che, come abbiamo più volte sottolineato, rappresenta poi l'incapacità dell'ente di affrontare tutte le fasi delle entrate, e voglio sottolineare su questo che l'abilità di questo comune, che è capace sia di produrre debito ma anche di accelerare il processo dei residui, è sottolineata dallo stesso collegio dei revisori dei conti, i quali nella loro relazione affermano chiaramente che si passa da una gestione di residui circa 2 milioni di euro nel 2004 a una presenza di residui per il 2009, e quindi parlo di residui di competenza, che si aggirano circa su 32 milioni di euro. Quindi è una situazione preoccupante che deve, secondo me, essere controllata. Su questo più volte il Partito Democratico ha fatto degli appelli, ma come vediamo la situazione è abbastanza difficile. E poi la questione casualmente. Questo sottoscritto sulla società partecipata dal Comune in maniera pubblica sollevò nella seduta previsionale la questione del credito vantato dalla società nei confronti dei Comuni di Casone, che ammonta circa 5 milioni di euro. Da un lato si professa un bilancio sano, un bilancio volubile che deve essere poi limitato al 2008-2009, dove si è uscita dalla fase emergenziale, per cui la gestione viene data molto più semplice e molto più facile da pronunciare, e non si tiene conto, e secondo me bisogna pronunciare a tenere conto, di questo credito che la società manca nei confronti del Comune di Casone, che secondo il mio punto di vista o diventerà un debito fuori bilancio, oppure questo comune sarà costretto da qui a poco a provvedere ad una nuova decapitalizzazione della società Casone Aquino. E credo che se si individuano strade alternative a questo e si pensa eventualmente di fare una transazione tanto a Casone Ambiente, beni patrimoniali che possono essere camion, eccetera, 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 si persegue una strada non legittima dal punto di vista amministrativo. Detto questo, poi ancora su Casone Ambiente, come del resto hanno sottolineato gli stessi revisori dei conti, il Comune di Casoria non esercita ormai da tempo il controllo analogo, quindi non c'è prevenzione dei parte dei denari su come vengono spesi i soldi, e quindi tutte queste situazioni che abbiamo denunciato da 7 mesi allo Stato rimangono elementi di criticità che non sono stati affrontati da questa amministrazione. Per quanto riguarda poi l'assestamento di bilancio, entro nel merito, io vorrei chiedere due cose. Vorrei sapere come mai nel primo settore affari generali sono state destinate 230.000 euro per spese legali e transazioni. Se è possibile sapere il dettaglio di questa somma, se per caso questi soldi sono serviti a coprire tutti gli incarichi che sono stati assegnati dalla Giunta in maniera non legittima. Spese legali e transazioni. A che servono? Cioè, come mai la resistenza di fare un assestamento di più di 230.000 euro? Poi volevo complimentarmi, se possibile, con il responsabile delle nominate da insieme, cioè colui che ha gestito tutta questa fase qua, perché vedo che dall'assestamento è riuscito a risparmiare 200.000 euro, 1.000 euro. Quindi, conoscerlo, volevo complimentarmi con lui, perché rispetto a uno stanziamento di 100.000 euro comunque risparmiamo 1.000 euro, quindi siamo pronti, come dire, ad apprezzare il suo lavoro. Ultima considerazione, Thank you.
consigliere Brazzotti. State disturbando. L'attenzione del consigliere Puccio nei confronti del consigliere Paolo. Prego, consigliere Paolo. Se posso continuare, grazie. Poi un'ultima considerazione che lascia così un'altra è la situazione che si sta verificando sia al settore urbanistico, al settore del territorio. Vi ricordo che ormai da mesi che non c'è un assessore, quindi come dire, si evidenzia un'altra criticità da parte dell'amministrazione e nel settore della comunità, impostando la questa maniera. Mi risulta che il Comune abbia ritornato, su questo chiedo una firma, una serie di somme relative al condono edilizio. Io vorrei sapere, anche alla luce dell'articolo comma 613 della finanziaria del 2007, il quale testualmente recita, nell'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni ai sensi del 380/2001 devono essere utilizzati esclusivamente per spese correnti del 50% e per il 25% della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, che sappiamo essere una cosa ben diversa dalla manutenzione ordinaria. Rispetto a questi tetti di spesa fissati, io volevo sapere se il cliente si è dotato di un prospetto definitivo che dettaglia in maniera giusta tutte le entrate relative al condono, in particolare riferimento rispetto alle spese che ha programmato di fare. Quindi, secondo il Partito Democratico, rimangono sulla gestione economica finanziaria elementi di criticità presenti ormai da un anno. Noi su questi elementi ufficiali abbiamo più volte sottolineato il Consiglio Comunale, ma su questo non si è fatto un passo in avanti. Esistono quindi tutti gli elementi tecnici, ma anche politici, per esprimere un voto contrario e convinto rispetto all'assestamento del bilancio. Grazie. Grazie, consigliere Paolo.